Taverna, 24 febbraio 1613. Nel rione di Portacise, nella parrocchia di San Martino, nasce Mattia Preti. La nostra storia inizia nel 1688, quando, tra l'arcipretura della chiesa di Santa Barbara e i padri del convento di San Domenico, viene stipulato un contratto per il pagamento di un dipinto di Mattia Preti. L'opera oggetto del contratto era la Gloria di Santa Barbara, detta il patrocinio di Santa Barbara. Negli anni Ottanta del Novecento, il patrocinio venne sottoposto a un intervento di restauro da parte della Soprintendenza di Cosenza, che portò alla luce, alle spalle della santa, la figura di un angelo che regge nelle mani una corona, prima nascosto da uno strato di colore. Molte sono state le ipotesi interpretative della scoperta e oggi, grazie al progetto Coltiva la bellezza, adotta un quadro, si vuole tentare di dare una risposta ai tanti interrogativi emersi. Il progetto adotta un quadro promosso dall'Istituto Comprensivo di Taverna. Vuole essere un tassello in più per la conoscenza di Mattia Preti. Un modo nuovo per far conoscere il nostro artista è fare in modo che le giovani generazioni se ne possano impossessare in qualche modo, facendo in modo di far venire fuori l'orgoglio di essere, appunto, di appartenere a questa terra e di aver avuto nel Seicento un artista come Mattia Preti. Si è pensato di coinvolgere i ragazzi della scuola comprensiva di Taverna, facendo in modo che i protagonisti assoluti fossero proprio questi ragazzi che attraverso i loro tutor, attraverso i loro insegnanti, potessero, come dire, essere loro coloro i quali realizzeranno questi pannelli dove viene raccontata la vita e le opere di Preti. Questo dipinto ha la necessità di essere indagato. Nei secoli ha subito ovviamente una serie di interventi di restauro, l'ultimo dei quali è del 1992-93. Durante questo intervento di restauro viene svelato più che altro quello che è un pentimento, quindi una prima versione realizzata dall'artista. Per risolvere il problema di questo pentimento abbiamo pensato di poter ancora di più approfondire attraverso indagini diagnostiche tutto quello che può servire alla conoscenza profonda di questo dipinto e cercare di aiutare i colleghi tavernesi e contemporaneamente gli studiosi italiani e internazionali alla conoscenza profonda di questo dipinto. Progetto è nato dall'ammirazione di questi quadri meravigliosi del Mattia Preti che si trovano nel paese. È nata l'idea dalla volontà di valorizzare il patrimonio culturale e territoriale e soprattutto dal desiderio dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado di fare qualcosa per il proprio paese. È stata un'esperienza molto coinvolgente che ha visto i ragazzi protagonisti nelle varie operazioni diagnostiche e hanno sviluppato tantissime competenze, non solo quelle disciplinari in relativa alla storia dell'arte, ma competenze relazionali, competenze civiche, competenze di comunicazione. Abbiamo voluto quindi far sì che la scelta del coltivare la bellezza diventasse quindi una scelta etica, perché noi siamo sicuri che da questa esperienza i nostri ragazzi impareranno tanto e impareranno soprattutto cosa significa amare l'arte, amare il proprio territorio. Gli studi del dipinto proseguono da alcuni giorni e dopo aver seguito indagini diagnostiche finalizzate alla conoscenza profonda dell'opera, si è passati alle indagini radiografiche al fine di indagare la presenza di ulteriori personaggi presenti sotto l'attuale versione dell'opera e gli eventuali pentimenti presenti al fine di conoscere il processo esecutivo dell'opera durante la realizzazione. Stiamo provando a radiografare il quadro di Mattia Preti con un apparecchio digitale diretto a bassissima dose di radiazioni e ad altissima risoluzione. E abbiamo effettivamente riscontrato che si va a vedere
tutti gli strati della pittura e la trama della tela usata. Però adesso dobbiamo approfondire, unire le immagini e lavorarci sopra. Non esiste una tutela, una conservazione senza conoscenza. Non solo, quindi, è importante tutelare e conservare il patrimonio artistico per trasmetterlo alle nuove generazioni, ma è importante lo studio, la conoscenza, perché questo permette di inserirla anche in un determinato contesto storico e soprattutto nella vita della comunità. E la Conferenza Episcopale Italiana punta molto anche su questi progetti, perché considera l'arte sacra anche uno strumento importante per l'evangelizzazione e per la catechesi. Quindi, al di là anche di quello che è il valore intrinseco dell'opera d'arte, no, dal punto di vista stilistico, è importante anche prendere coscienza del significato profondo che l'opera ha in un contesto quale possa essere la parrocchia. Il progetto Coltiva la bellezza, tutta un quadro, promosso dall'Istituto Comprensivo di Taverna, chiude i lavori con una giornata cantiere aperto. Ragazzi ed esperti, guide dell'evento, illustrano le opere del genio Mattia Preti ed espongono al pubblico i lavori svolti sul dipinto. Finita questa prima fase, domani riporteremo il dipinto al suo posto originario e continueremo con quelle che sono lo sviluppo di quelle che sono le indagini, e attraverso la lettura di tutto questo, con questo comitato scientifico che stiamo per comporre, faremo in modo di aiutare la soprintendenza alla scelta finale, quindi a capire o meno se ricoprire o meno questo angelo, questo putto che è venuto fuori nell'intervento del 1993. Il ringraziamento va alla città di Taverna, per i ragazzi soprattutto che sono stati presenti e che sono stati guidati in questo percorso straordinario. Si sono, come dire, riappropriati di una parte del loro patrimonio e loro sono stati protagonisti di tutto questo, e vederli come ciceroni oggi accompagnare le tante persone che sono venute di Taverna e non a vedere il dipinto è sicuramente stato un momento emozionante. Il patrocinio di Santa Barbara torna in situ per essere nuovamente ammirato dopo accurati e meticolosi studi scientifici. Ora non resta che attendere l'esito delle indagini diagnostiche e la loro interpretazione per poter aggiungere nuovi tasselli alla comprensione del genio di Mattia Preti.